Si è tenuto in diretta televisiva su Cilento Channel presso Piazza Gallo ad Agropoli l'evento finale del PCTO Informazione, anno 2 del Liceo Scientifico Alfonso Gatto di Agropoli. Il progetto, voluto fortemente dal dirigente scolastico Anna Vassallo, di durata triennale, è stato diretto da Gianni Petrizzo con la finalità di formare gli studenti nell'ambito della comunicazione giornalistica e radiotelevisiva. Attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, circa 80 studenti del liceo, nello specifico le classi 4A, 4A, 4C e 4CL hanno sviluppato competenze nel mondo della comunicazione e formato 20 redazioni giornalistiche operative con la produzione di articoli giornalistici, podcast e servizi video. In occasione dell'evento finale gli studenti hanno raccontato la loro esperienza e mostrato i servizi televisivi realizzati. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dai ragazzi, i ragazzi si sono cimentati su tante tematiche, alcune che in effetti riguardano il loro mondo scolastico, altro, altre invece che riguardano la, la, la cultura locale, le tradizioni. E quindi c'è stata un'azione un, un di ricerca e anche chiaramente un'azione di uso delle tecnologie. Eh, I ragazzi oggi sono, li ho visti davvero cresciuti anche su questo, sotto questo punto di vista. Bene, Nicola Rossi. Mi unisco a quello che diceva prima la collega, è stata una bellissima esperienza. I ragazzi in questi mesi sono cresciuti, innanzitutto grazie al tutor esterno, a Gianni che ha lavorato benissimo, c'è stata una sintonia perfetta con i ragazzi fin dal primo momento. E questi sono i progetti che poi alla fine servono per, per crescere tutti insieme, noi docenti, i ragazzi. È stata una bellissima esperienza e speriamo che poi continui così anche l'anno prossimo. Grazie. Professore Bertolini. Io sono rimasto veramente molto sorpreso dai ragazzi. Quello che si temeva di più della loro difficoltà di intervenire mi è sembrato che sia stata risolta meravigliosamente e devo dire la verità anche che è andata molto meglio di quanto forse ci aspettavamo tutti e quindi bisogna dare sempre più forza, più coraggio a questi giovani che ci sorprendono sempre. Grazie ragazzi. Ci sorprendono perché Grazie. a volte noi dubitiamo che loro siano eccezionali, loro sono eccezionali e possono dare tanto. Infatti, io mi unisco eh, alle, a questo applauso ai nostri ragazzi perché voglio esprimere una grandissima soddisfazione per la passione e per l'entusiasmo che hanno profuso in questo percorso. Eh, hanno partecipato in maniera. Attiva e voglio aggiungere un'altra cosa: anche noi, docenti, tutor interni, ab interni, abbiamo appreso tanto in questo percorso, sia dal punto di vista proprio tecnico, su come si realizzano determinate cose, ma anche dal punto di vista della comunicazione e della relazione con gli altri. Quindi, applausi certo, un applauso a tutti i ragazzi. ragazzi. Fatemelo da soli. È tutto grazie per voi. Grazie mille, grazie tanto. E naturalmente non può mancare l'applauso alla dirigente Anna Vassallo, che ha voluto questo eh, corso PCTO. Nato l'anno scorso, eh, ha continuato il suo percorso quest'anno e terminerà l'anno prossimo con le dirette d'altronde abbiamo già sperimentato anche la, la didattica all'aperto con questa giornata di oggi quindi no, sembra sia andata molto bene, anche i nostri telespettatori saranno soddisfatti non solo dei nostri ragazzi ma anche dei lavori appunto che hanno visto, della qualità proprio dei lavori quindi Anna dobbiamo soltanto salutare tutti Allora io sono molto soddisfatta eh, perché ho visto un bellissimo lavoro di squadra non solo tra i ragazzi, ma anche tra i docenti e i ragazzi. E l'esperto che è qui presente che ha guidato questo percorso. Quindi grazie a Gianni Petrizzo per aver portato avanti questo progetto secondo quelle che erano le nostre indicazioni e anche i nostri desideri. Noi volevamo che questi ragazzi imparassero innanzitutto a lavorare insieme e a comunicare senza aver paura di esprimere anche le loro emozioni e le loro fragilità e oggi li abbiamo visti veramente sicuri di sé eh, capaci di esprimersi, di raccontare, di raccontarsi e questo credo che sia il più grande successo che eh, potessimo raggiungere quindi grazie a tutti per il lavoro straordinario che è stato fatto ragazzi vi voglio bene un applauso a tutti voi davvero grazie per averci insomma, dato tanto un saluto particolare ai nostri telespettatori, ci vediamo prestissimo. Grazie alla regia come sempre.